saluto a tutti. Siamo alla 27esima edizione, ma c'è l'emozione della prima volta. Un'edizione particolare perché proprio ieri la città di Mantova ha presentato il dossier per la candidatura a essere capitale europea della cultura per il 2019 e quindi ci auguriamo che il Gran Premio Nuvolari porti alla città in dote questo grande successo che la città merita. Grazie. Un saluto anche al Presidente della Provincia Alessandro. Intanto buongiorno a tutti, si rinnova un evento eccezionale per Mantova, magnifico, l'edizione della Tazio Nuvolari. Per noi ha un significato particolare, quest'anno sono i 60 anni della morte di Tazio Nuvolari, quindi un evento ancora più pregnante rispetto a quello che voi vivrete in questi giorni di grande competizione, ma soprattutto anche oggi si celebra con il deposito della candidatura di Mantova capitale europea del 2019 uno invece dei grandi ambasciatori dell'Italia, della mantovanità del mondo, che è Tazio Nuvolari, e quindi possiamo dire viva la Tazio Nuvolari e viva Mantova. Grazie Presidente, mancano veramente pochissimi minuti, alla mia destra c'è l'orologio ufficiale, poco meno di 2 minuti. Facciamo salire la prima vettura, la vettura che ha la più anziana, diciamo così, arrivano dalla Germania. La vettura è una Bentley 3000 Speed del 23, loro sono Lack e Worthing, arrivano dalla Germania, benvenuti, sono degli affezionati al Gran Premio Nuvolari. Vi dicevo che vedremo delle auto d'epoca dagli anni 20 al 1969, ma 77 o 78 di queste sono anteguerra. Veramente vedremo degli esemplari unici che è un piacere poterli ammirare. Come vi ho detto, hanno fatto la storia dell'automobilismo mondiale e dell'automobilismo sportivo. Bene, mancano pochissimi attimi alla partenza, manca poco più di un minuto. I nostri amici Lack e Worthing arrivano dalla Germania, loro una vettura, una Bentley 3 litri, perché poi vedremo delle Bentley 4 e 5, diciamo questa era la vettura piccola. Poi si prepara a salire una vettura particolare, perché innanzitutto è di un pilota mantovano. Ah, vi dicevo, 250 equipaggi, la maggior parte arrivano da tutti i continenti, la maggior parte sono stranieri, arrivano dall'Australia, dal Nord America e dal Sud America. È veramente... arrivo da tutto il mondo per onorare la memoria di Tazio Nuvolari e le sue grandi gesta. Ragazzi, vedremo delle Bugatti, vedremo delle vetture con cui Tazio Nuvolari ha veramente gareggiato, e io vedrò di accompagnarvi in questo racconto, in questa storia, in questa presentazione. Abbiamo delle vetture importanti, abbiamo anche degli equipaggi molto importanti. Allora, i palloncini rossi, speriamo sia un buon augurio per il 2019, e i sali in pedana, una vettura rossa, una FIA. Loro sono Cristiano Ardori e Nazario Ardori, sono di Fuzzara, per cui equipaggio mantovano, è una FIA 501 S Corsa, S sta per Sport, è una 4 cilindri, è un 1500. Benissimo. Un bocca al lupo Ardori a questo nostro equipaggio, guardatela, una vettura del 1924, bravissimi i nostri conterranei, bravissimi. Questa è una Bulls, una Buick americana, ma l'equipaggio è austriaco, Strong e Tawick, è una Buick Spister del 1924, e Spister sta per dire che non aveva vetto ma era da corso. Arrivano dall'Austria. Sale in pedana Maier Kusukova con questa bellissima Bugatti, è una 35 Gran Premio. La signora Cristina è un affezionato, signor Maier. Ha delle stupende Bugatti, arriva dalla Svizzera, è una Bugatti Gran Prix era da Gran Premio, 8 cilindri con 10 cilindrata. Un altro affezionato alle Bugatti e anche al Gran Premio Nuvolari, arriva da Lugano, è Carlini Yankees Svizzera Bugatti 35A 2000 cilindrata 8 cilindri. Ciao Luigi, bocca al lupo, grazie a te, ciao. Vai. Altro affezionato
affezionato, grande esperto di Bugatti, Giacomo Foglia, insieme a Mattia Nocera, no? Ah, Venturelli, Foglia non c'è, lui è Venturelli che non è svizzero ma è cremonese, di Crema, benissimo, Venturelli a questa Bugatti 35A, vi ho detto 2000, 8 cilindri, buon viaggio, ciao Venturelli, grazie, Venturelli Paolo Andrea. E vi invito a fare un bel applauso a questo equipaggio che arriva dalla Svizzera, è un amico, è Manuel Joly, arriva dalla Svizzera, ciao Manuel, ciao, tutto bene? Bravissimo, con questa Amilcar 1100, una vetturetta, lui ha fatto tantissime mille miglia, tantissimi gran premi nuvolari e poi c'è un premio che ricorda la sua signora Yvette. Ciao Manuel, buon gran premio. Amilcar, siamo nel 1926. Questa è una Bentley, equipaggio 10, Claude Fabian. Questa è una 4 litri e mezzo, come vi ho detto prima. Generalmente queste vetture sono 4 litri e mezzo, è del 27, Claude Fabian arrivano dalla Gran Bretagna. Lo so. Perfetto. 1927. Li considerano dei camion che andavano su strada in Inghilterra, eh? E signori, facciamo un bel applauso. Arriva da Buenos Aires Joan Tonconogi, che ha vinto l'ultima mille miglia, gareggia a Negra Primo Nuvolari con questa grande vettura. Ciao Joan, mi raccomando, è una bella sfida, Italia-Argentina, eh? Ah, va bene. Lui dice pareggio, ma sarà impossibile. Con questa vettura ha vinto la recente mille miglia e purtroppo ha soffiato il gradino del podio più alto al nostro Giordano Mozzi, ma che oggi tenterà la rivincita. Augmann Klemberg, Germania, è una Humber, una rarissima vettura Humber, modello Turner, è del 1927, finitura in legno all'interno, nel suo genere è una sportiva elegante, sedili in pelle dietro, veramente vi assicuro che è una bellissima vettura. Anche il nostro assessore alla cultura sta guardando con attenzione. E abbiamo una BNC, la numero 14, Murru Castaniti, BNC, Monza del 1927. Loro hanno fatto la mille miglia recentemente e la vettura è un 1100 di cilindrata. Ciao. Ancora un Amilcar, Joly Guerrieri, Svizzera, Amilcar CGS. Questo signor Joly è il figlio del signore che è passato prima, per cui in famiglia si corre solo con le amica. E un bel applauso a questa signora che arriva dall'Inghilterra, lei è Federica Kirkpatrick, col marito Kirkpatrick, bravissima Federica, ciao, tutto bene, anche lei è affezionata anche al primo nuvolari, vi assicuro che la pilotessa è lei, è bravissima con questa Bugatti del 1928, un 37A, un 1500 cilindrata, 4 cilindri, ciao Federica. Ma ragazza mia, devi trovare un altro posto. Una Bentley, la numero 18, Racter. Bentley arriva dalla Germania, una Bentley 4 litri e mezzo. Collins, una Bentley 4 litri e mezzo, arrivano dall'Inghilterra. E sale in pedana un esemplare che appartiene al Museo dell'Alfa Romeo, Salvinelli ha vinto Mantova nel 99, un ottimo pilota, lui è De Marco, un bresciano, un triestino. Questa vettura è un 6 cilindri, 1500, e appartiene al Museo di Arese, bravissimi. E andiamo con la vettura 21, una Bugatti, una 49, König Landau, Svizzera, Bugatti T49 del 1929. Poi non mi faccio entrare a terra. O vuoi darmela adesso? No, è guaio da...
Sta per salire in pedana una vettura ufficiale del Museo della Borromeo, equipaggio ufficiale, il pilota è un certo Gamberini, ma io sono costretto a cedere il microfono. Via da davanti. Alla sua signora, ciao. Dagli un bacio davanti a tutti. E la sua signora, benissimo, in dolce attesa, bravissimo. Allora, questo qui è un modello 1150, 6 cilindri del 1930. Gamberini Fabri, bocca al lupo. Con un modello analogo, Giacio Nuvolari ha vinto la 1000 miglia del 1930 superando la media di 100 all'ora e facendo quel famoso sorpasso fari spenti ai danni di Varzi. Abbiamo una bellissima OM, una OM costruita a Brescia, ma loro arrivano dalla Germania, una OM 665 modello 1000 miglia col compressore davanti, era un 2002 di cilindrata. La vettura analoga a questa, senza compressore, ha vinto la 1000 miglia nel 1927. Ancora una Bugatti, una 35, vettura che ha guidato Nuvolari, con cui ha vinto il Gran Premio Reale di Roma nel 27. La vettura 24 sono York, Svizzera, Bugatti 35B. Queste vetture sono veloci ma difficili da guidare perché praticamente saranno freddi. Ecco, come potete sentire, gli equipaggi vengono veramente da tutto il mondo, quindi Italia, Germania, Svizzera, Inghilterra, Argentina, Olanda, Giappone e tanti altri che poi vedremo salire in pedana. Un bresciano con una macchina stupenda, Piardi Ezio con Piardi Marco, da loro è un Alfa Romeo 6C 1150 GT, sta per Gran Turismo, carrozzata da Carrozzata Castagna, che era una famosa carrozzeria di Milano. Bravissimo, ciao Piardi. Approfitto per dire che appunto le autovetture partono qui oggi da Mantova e questa sera arriveranno a Rimini alla piazza del Parco Federico Fellini e alloggeranno, e quindi sempre appunto in quel di Rimini, dove domani sera faremo una festa in onore del grande Tazio Nuvolari. Una rara vettura francese, una Delage, Louis Delage fu il fondatore di questa azienda, erano delle macchine veloci ma particolarmente eleganti e pesanti. Siamo alla 27, arrivo dall'Olanda, Kersten, è una Bentley Sport Car 8 litri, non è male, 8 litri di cilindrata, perfetto, un 8000, non consuma molto, 8000 di cilindrata. Siamo alla 28, arrivo da Monaco, Cantele Lindelberg, una Elvis Speed 2000. La vettura è del 1932, perfettamente restaurata, bellissima. Siamo alla 29, Eckelmann, una Lagonda V24, Eckelmann e signora, presumiamo. E abbiamo approfittato anche per spostare le splendide ragazze di Etichetta Negra, che naturalmente ringraziamo perché è sponsor della manifestazione e sponsor della manifestazione, che tra l'altro naturalmente veste anche gli equipaggi in gara. Siamo alla numero 30, Lesman Odenthal Talbot, una Talbot costruita a Londra, modello AV105 del 1932. Dicevo appunto degli sponsor, quindi Etichetta Negra, Audi ed Eberhard, ormai da tanti anni sostengono questa splendida manifestazione. Arrivo dall'Olanda i nostri amici Tillmans e signora, con questa Bentley 4 litri e mezzo, no! Bravissimi. E finalmente una vettura storica, una Balilla, che si chiama Fiat 508, questo qui era il modello da corsa, loro sono Pelometti e Scarabelli, è una Balilla Sport. Questa vettura, guardate, è appartenuta a Gilera, il fondatore dell'omonima azienda motociclistica. E facciamo un bel applauso a questa coppia, lui è Tiberio Cavalleri, che è arrivato per due volte in terzo alla 1000 miglia, ma la signora l'anno scorso ha vinto la 1000 miglia e la Coppa delle Dame, per cui facciamo un bel applauso prima alla signora e poi a Tiberio. Tiberio, ciao, e Cristina Meini, ciao. Arrivo dall'Argentina,
Daniel e Gustavo, non vi pronuncio i loro nomi perché sono difficili, comunque la loro è una Aston Martin Le Mans del 1933, bravissimi. E questa è una stupenda Alfa Romeo, guardate, il modello Monza, è il modello con cui Nuvolari ha vinto il Gran Premio di Monaco nel 32, la numero 36. Questa è una vettura da competizione, Ebel. È 8C 2003 modello Monza, complimenti col passo corto per gli esperti. E un bel applauso a questo equipaggio mancomano, bravissimi, Giancarlo Grossi e Guido Ceccardi, bravissimi, nostri portabandiera della scuderia Classic Team Everard. La loro è una Aston Martin Le Mans del 33, un 4 cilindri, 1500 di cilindrata. Sono destinati al podio, facciamogli un bel applauso. Ciao! Cruze! Andiamo al numero 38, Cruze! Non davanti! Cruze, una Riley! Lo so! No, dobbiamo Riley. Lavorare anche noi! È una GameCube del 1933, bravissimi! E adesso gli applausi dobbiamo moltiplicarli! Giordano Mozzi e Stefania Biacca, equipaggio importantissimo, destinato al podio sicuramente, ma la loro avventura straordinaria è un Alfa Romeo 6C1005 che ha gareggiato alla Mille Miglia del 1934 con una donna a quei tempi. Giordano è arrivato secondo alla Mille Miglia, un bel applauso al nostro driver, top driver mantovano. Questa è una imponente Talbot, la vettura 40, Porta Müller, Svizzera, la Talbot del 1933. Porta Müller, Svizzera. Vi invito ad ammirare la vettura che sta salendo in pedana, è una rarissima Alfa Romeo. 2003, 6 cilindri, Touring del 38, perfettamente restaurata, ha vinto un concorso di bellezza. Subito. Il signore che la sta guidando è un italo-americano, arriva da Boston, e Venanziano Fonte, che ti intervisteremo di più domenica che avremo più tempo. Lui è un appassionato di auto d'epoca, ha a casa delle auto bellissime, questa volta è al volante di una vettura che appartiene al registro storico dell'Alfa Romeo, ma appartiene al Museo Bonfanti di Bassano del Grappa. Venanzioro e suo figlio arrivano da Boston, un bel applauso. 2003, guardate che restauro. Vado a farle tutte con più batteria, come fai? Super leggera, carrozzata Touring. Questo è un equipaggio che potrebbe, anziché a tutti i titoli per ambire al podio, quarto alla Mille Miglia, fa parte della scuderia Classic Team Everard. Lui è Fontanella e lei è Anna Maria Covelli. Un bel applauso, bocca al lupo con questa Ford del 34. Dieter Urban, è una Polsey Hornet Special, azienda che non conosciamo. Ciao Renzo! Sutter Volker, Svizzera, Aston Martin Le Mans, Sutter Roger e Walker Dominique. Però Dominique forse è una donna, lui non lo è. Neil. Allora, Aurizio, ha un cognome famoso, lo conosciamo benissimo, ma lui è un grande appassionato del Gran Premio Molari, è Alberto Auricchio col figlio Antonio, i nostri amici di Cremona, affezionatissimi, lui è quello del formaggio, non facciamo pubblicità. Ciao Antonio, tutto bene? Mi raccomando, la loro è una Balilla Coppa Oro del 1936, hanno partecipato a tutti i Gran Premi Nuvolari e a moltissime Mille Miglia. Bravissimo. Vesco, già vincitore di due Gran Premi Nuvolari, un top driver, Vesco Perini, candidati al podio, in bocca al lupo, la loro è una Fiat 508 Balilla Coppa Oro. Ecco, dicevamo in tre giorni, pensate addirittura a 1000 chilometri di gara nelle più belle località d'Italia. Attilio!
i concorrenti vedranno quindi le strade più belle, tra l'altro non passeranno per le autostrade ma saranno solo gli angoli più suggestivi del nostro splendido panorama italiano, qui fra la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Toscana. Vi dico solo alcune cose, oggi andranno, poi faranno anche due giri all'autodromo di Modena e all'autodromo di Imola e poi la serata a Milano Marittima per poi arrivare a Rimini. Questa è la tappa solamente di quest'oggi. Ancora un equipaggio che arriva dalla Germania, questa è una Talbot, è un modello Brooklyn perché ha vinto Brooklyn prima, è una Sport del 34. E qui abbiamo il signor Von Strocco che arriva dalla Germania con questa bellissima Alfa Romeo 6C, 6 cilindri, 1750 di cilindrata. Tornando alla gara, invece la tappa di domani, Rimini, Siena, Arezzo e ancora Rimini, per poi ritornare qui domenica. Un bel applauso perché è un equipaggio femminile, Gobbi Emanuela e Piar Di Marta, sono delle amiche bresciane, sono al volante di questa bellissima Giannini Sport 750, pensate che loro sono affezionati al Gran Premio Nuvolari e hanno gareggiato anche alla recente Mille Miglia, sono bravissime. Gobbi Emanuela e Piar Di Marta. Strasoldo, questa è una Talbot, è un Alpine Race del 1934. Va bene, ok. Logo là con la cosa, una per macchina. Sale in pedale una Balilla Coppa Oro, ma lui è un pilota famoso, Danieli, Paolo Danieli, figlio e nipote d'arte, con questa bellissima Balilla Coppa Oro che ha gareggiato in diverse Mille Miglia e diversi campioni nazionali. Ciao Paolo, in bocca al lupo, ciao! Mayer, arrivo dalla Germania, questa è una Lagonda 33 metri, modello Le Mans Special. Ecco, naturalmente approfittiamo per ringraziare sempre il comune di Mantova, la provincia di Mantova, naturalmente che ci aiutano per questa splendida manifestazione e quindi tutte le varie istituzioni, oltre naturalmente anche agli sponsor, in particolar modo ad Audi, tra l'altro qui sul palco abbiamo anche Maurizio Longo e Massimo Faraò, che in rappresentanza appunto di Audi. Ringraziamo anche Etichetta Negra e ringraziamo naturalmente Eberhard e poi alcuni collaboratori di quest'anno come Banca Generali. Quindi grazie veramente a tutti e anche naturalmente a voi che anno dopo anno crescete sempre di più. Ancora una Balilla, vettura nata nel 32, loro sono Bettinzoli e Peli, sono dei grandi specialisti, arrivano naturalmente dalla Brescia Corsa, loro è una 508 Coppa Oro del 34, in bocca al lupo, ciao! Ancora una vettura della Brescia Corsa, vettura analoga alla precedente, Fiat 508 Coppa Oro, Peli e Gaburri omonimo del presidente della Mille Miglia, ciao, in bocca al lupo! Comunque queste vetture sono nati nel 32 e hanno gareggiato subito la Mille Miglia 33 in questa versione sportiva. Allora, facciamo un bel applauso, i signori arrivano dall'Australia, bravissimi, David Riddle e Goldberg Australia, loro sono a bordo di questa Fiat 508 Coppa Oro, fanno parte della scuderia Sport Zagato e hanno fatto anche una recente Mille Miglia, ciao! Ancora un bresciano della Brescia Corse, Gattamarco e Maffina, la loro è una MGBB, modello rarissimo, Marco un amico, bravissimo pilota, complimenti, grazie per aver portato questa bella macchina, ciao Marco! E siamo alla 60, Kaiser Kern, Svizzera, Aston Martin Short Classic del 1935. Hai filmato? Qui forte. E questi signori sono dei top driver, grandi specialisti, Fortin Pilet, bravissimi. Loro sono su una MGTA del 1936. Bresciani, ma del Lago di Seo, è meglio specificarlo. Ciao Fortin, grazie, ciao.
Un bel applauso a questo equipaggio mantovano, Novis Novis, una bellissima vettura, hanno fatto la recente 1000 miglia, è un 1500 Fiat, molto bello, conservato molto bene. Bene, un bel applauso a Novis Novis, scuderia Morandi di Castiglione. E siamo alla 63, Silver Lewis, Gran Bretagna, una Bentley Derby speciale. Bellissimo, complimenti, cazzo, elegantissima questa Bentley. I nostri amici inglesi con una tuta Bentley impeccabile. Abbiamo un equipaggio che arriva da Taranto, ma corre per una scuderia mantovana. Sono Lo Perfido e Taddei, fanno parte del classic team Everard su questa Fiat 6 cilindri aerodinamica. Classic team Everard, bravissimi, bocca al lupo. Questi tarantini adottati mantovani, eh? Bravissimi, complimenti, Taddei, Lo Perfido. Ascolta, riesci ad andare un po' più avanti, sennò mi butti giù la telecamera. La vettura 65, Zens Genshaw, Austria, la Gonda 4 litri e mezzo, imponente, silenziosa, 4500 centimetri cubici il motore, bravissimo. È un conservato questa vettura, molto bella. Aiolfi, arriva da Piacenza il nostro amico Aiolfi, su questa Fiat 508C del 1937. Aiolfi ha una caratteristica, quasi sempre corre da solo. Aiolfi, bocca al lupo, ciao. Arrivano dall'Austria, fanno parte della scuderia, niente, ho sbagliato. Kester e Karl-Heinz, Austria, è una BMW 328 Roadster, una vettura del 1938 che ha fatto la storia della casa di Monaco di Baviera. Ecco, perché fosse arrivato e giunto solo ora in Piazza Sordello, questo è il Gran Premio Nuvolari 2013. Interrompo, lui è Giuliano Canè, lei è Lucia Galliani, 7 volte vincitori a Mantova, chiaramente candidati ancora al podio e anche a vincere, sono su questa bellissima Lancia Aprilia del 38, lui tra l'altro ha vinto anche 10.000 miglia nel frattempo, per cui diciamo che è un plurivincitore. Un bocca al lupo, ciao Giuliano, ciao Lucia, grazie. Invece questo è l'equipaggio mantovano, lui Vicchi, lui Luciano Vicchi, un bel applauso, che l'anno scorso si è classificato molto bene, fa parte del classic team Everard, è direttore sportivo praticamente. Ciao Luciano, un bel applauso. Un ferrarese adottato nella scuderia mantovana, e Sergio Sisti, ciao, già vincitore di una 1000 miglia, è un top driver, non sto qui a raccontarvela tutta, lui ha questa bellissima vettura, è una MGTB, è arrivato terzo nel Gran Premio del 2012. Demuth, Svizzera, Demuth è signora, Svizzera, questa è una Jaguar SS100 del 1938. No, ho sbagliato, infatti non è un Jaguar, si era scritto col Jaguar, ma la loro vettura è una Elvis, anteguerra comunque, del 36. Bravissimo, grazie Demo. Giancarlo Giacomello da Vicenza, grande top driver, un affezionato che ha preso il volare, bravissimo anche alla Millimiglia che ha gareggiato con una Bugatti. Il copilota è Gennaro Luigino, è un loro, è un Jaguar SS100, è arrivato settimo alla Millimiglia. Naturalmente ringraziamo tutte le autorità che sono salite sul palco, quindi il comune, la provincia e naturalmente anche la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco e tutti coloro che aiutano sempre di più questa splendida manifestazione che quest'anno, appunto, una manifestazione che forse non, qualcuno non lo sa, ma è una manifestazione internazionale per autostoriche, quindi una gara di regolarità e non di velocità, certamente. Un ringraziamento ad Everard che anno dopo anno manda le sue autovetture e infatti vediamo salire in pedale l'autovettura 75 Müller Mannish Jaguar SS100. Ecco, quindi pensate, gli sponsor fanno partecipare alcuni loro equipaggi proprio perché hanno la passione per l'automobilismo. Allora, l'ho studiato tutta notte, Braunsberger è il cognome di questi signori che arrivano dalla Germania,
La loro è un BMW 328, fanno parte della scuderia Sport Zagato e hanno partecipato anche loro sia al campionato nuvolare l'anno scorso che alla recente Mille Miglia. Braus Berger, ciao, bocca al lupo. Arrivo dall'Argentina, Goldschmidt, è un MGTB del 1939. Da dove Argentina? Buenos Aires? Perfetto, i nostri amici di Buenos Aires, complimenti, bravissimi. Da Buenos Aires direttamente a Mantova, bravissimi, Goldschmidt. E anche loro indossano la maglietta etichetta negra, altro sponsor della manifestazione. E in pedana sale Passanante Gambardella, ma lui, Mario Passanante, ha già vinto due volte il Gran Premio Nuvolari, ha tutti i titoli per rivincere di nuovo, arriva da Campobello di Mazara del Vallo, ma gareggia per una scuderia di Bergamo, è un gemellaggio insolito, ma bravissimi, buon Gran Premio, ciao! Questo signore al volante ha già vinto il Gran Premio Nuvolari, mentre la signora ha vinto recentemente la Coppa delle Dame alla Mille Miglia. Loro sono Mauro Giansanti e Raffaella Di Alessandrini, ciao! Con una rarissima Ermini, siamo la 82, arrivo dall'Olanda, questi signori con una bellissima MG del 1947, il loro cognome è abbastanza difficile, lo tralasciamo, grazie. Una Alfa Romeo stupenda, la 83, è un Alfa Romeo 2005 SS Corsa del 1947, cioè nell'immediato dopoguerra. Loro sono Grosjean e Mehdi, arrivo dalla Germania, la signora Dani tra l'altro, ah perfetto, non abbiamo sbagliato, ammiratela questa Alfa Romeo da competizione, bellissima, 2005 corsa. Allora guardatela, ammiratela, è un esemplare unico, questa Ferrari ha fatto la Mille Miglia nel 1951, l'ha guidata Taruffi, è un esemplare unico, carrozzata Vignale e il modello è 340 America. Amici fotografi, immortalatela perché veramente è un modello unico, esemplare unico. Questo signore, tra l'altro, è la prima volta che viene al Gran Premio Nuvolari, ma è sempre presente alla Mille Miglia. Un 340 America per gareggiare, ha fatto anche la carriera panamericana. Bravissimi, ciao, grazie. Il 6.14 è perché nel 1900... è una Ferrari stupenda, passiamo a Luigi Orlandini, è un amico, ciao, è di Reggio Emilia, organizzatore di gare, questa MG TV, ma lui è un ottimo regolarista, ti intervisteremo domenica, ciao, bocca al lupo, ciao Luigi. Ecco, non dimentichiamo che questa non è semplicemente un raduno o una passerella di autovetture, ma è una vera e propria gara di regolarità e non di velocità, ma comunque una gara, e vi assicuro che tutti quanti gareggiano per comunque avere una posizione in classifica. Altra Alfa Romeo stupenda, questo equipaggio cecoslovacco ha una 6C2005 Super Sport, loro sono Vosvos. Mentre questa vettura, la 87, è una Veritas da competizione, loro sono Keisler, arrivano dalla Germania, è un 2000 cilindrate, la vettura del 1948, la vettura Veritas. E siamo alla 88, Burri Roger, Svizzera, è una MG TC del 1948. E sale in pedana un amico del Gran Premio Nuvolari, un grande appassionato di auto d'epoca, è il senatore Filippo Berselli, che gareggia con questa Topolino ministeriale, è bravissimo, lui ha già fatto più volte il Gran Premio Nuvolari con questa macchina, ha già fatto la Mille Miglia e la Winter Marathon d'inverno. Senatore, la intervisteremo domenica al rientro, grazie, in bocca al lupo. Siamo alla 90, un bel applauso a questo equipaggio bresciano Siculo. Lui è Mocieri, Johnny Mocieri, un famoso top driver. Invece Bonetti Daniele è un amico e un famoso giornalista, esperto di Mille Miglia di auto d'epoca. Mocieri, Bonetti, Silverstone, Telaio 001, bravissimo. Siamo alla 91, Roncolato Rindberger. La 91 è una Ely Silverstone del 1949.
di 27, comunque un telaio successivo alla precedente. Pensate, 257 le autovetture iscritte, come dicevamo via, prima provenienti da tutto il mondo, quindi Italia, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Giappone, Stati Uniti, Australia, Austria, pensate appunto da tutto il mondo per onorare la memoria del grande Tazio Nuvolari. Importante per la nostra città, tra l'altro invito tutti quanti a visitare lo splendido museo che ha riaperto da poco, perché comunque merita davvero, è un museo che forse... È in pedana una, scusa se interrompo, una Ferrari stupenda, è un modello molto raro, è una Ferrari 195 Inter Vignale, cioè carrozzata Vignale, è un 12 cilindri, un 2340 di cilindrata, 12 cilindri del 1950, loro sono Cristina Baroli, un famosissimo equipaggio, è un top driver, è una imponente Bentley, la numero 94, Schneider, arrivo dall'Austria, è una 4 litri e mezzo, super veloce, da competizione, Schneider. Io chiedo scusa se interrompo il mio amico, ma purtroppo a volte salgono le macchine, io ho preso dall'entusiasmo delle vetture. Certamente. Prima questo è l'equipaggio mantovano. Ecco appunto. Marti. Equipaggio mantovano, allora una bellissima Cisitalia, un'azienda che c'era negli anni 50, modello 103, marchi, 1951. Ecco, non dimentichiamo che tantissimi concorrenti hanno partecipato a molte edizioni del Gran Premio Nuvolari. E naturalmente, come ti stavo dicendo prima, dobbiamo ringraziare anche l'Automobile Club di Mantova, nonché il Museo Tazio Nuvolari, che come ho detto prima ha recentemente riaperto, quindi invito tutti ad andare a visitarlo. È in pedana una Jaguar da competizione, una City, loro sono Wörth e arrivano dalla Germania. Ecco, questo è un equipaggio che ha partecipato tantissime volte al Gran Premio Nuvolari. Passare quando non potete passi. Ammirare già in pedana questa vettura con il numero 99 di gara, ma evidente il numero 221. Arrivo dalla Svizzera, sono Svizzera Australia, Marcombe e Montalbetti, è un Airmini 1100 e ha gareggiato nella 1000 miglia del 1951. Marcombe e Montalbetti, siamo alla 100, Seghezzi Buzzi, Porsche 156, adesso inizieremo a vedere delle bellissime Porsche. Sì, in effetti Attilio, sono tante le Porsche che partecipano a questa gara. Allora, sale in pedana una vettura che partecipa per la prima volta a Gran Premio Nuvolari, ma è un equipaggio d'eccezione, è il presidente del Classic Team Everett, che ha al suo fianco Corrado Corneliani, che ha al suo fianco Mario Peserico, che è l'amministratore delegato di Everett Italia. Per cui facciamo un bel applauso a questa coppia inedita a cui auguriamo tante cose belle. Grazie. Grazie. Questo Jaguar rarissimo è un XK120 FHC, sta per dire che era un coupé. La 102 Genter Biella, equipaggio misto. Da loro è una bellissima Aurelia B21 del 52, ormai siamo nel dopoguerra. Un bel applauso, equipaggio mantovano Costa Melacca, sono su un Jaguar XK120 OTS che stava a significare nella sigla Spider, scoperto. Ancora un Jaguar, Gail Newman, arrivo dalla Germania, XK120, 1953. Un fiammante rosso Jaguar, Ramsberger, Germania, XK140, era leggermente potenziato, per cui non è più velocità 120 miglia ma 140 miglia, essendo una vettura inglese naturalmente si esprimevano in miglia. Siamo alla 108, Giannotti Capiaghi, Svizzera, 356 del 1954. Sì, era un'altra Porsche, sono tante le Porsche che partecipano a questa manifestazione, proprio perché vi assicuro che non è una cosa semplice.
percorrere, quindi effettuare tutto il percorso, tutti i 1000 chilometri, come dicevo prima, non sono 1000 chilometri di autostrada, bensì 1000 chilometri nelle strade più belle, negli scorci proprio più suggestivi della nostra Italia. Altro esemplare che ha fatto la 1054, loro sono Ronzoni, Rebecchi, Ezio e Paolo, questa è una Pininfarina 1100 TVGT che ha fatto la 1054. E qui vi invito ad ammirare questo esemplare del museo dell'Alfa di Arese, è un 1009 da competizione, loro sono due giornalisti, Paolo Ortemi e Zanarini Paolo, Paolo e Paolo, esatto, binomio di Paolo. Come vi ho detto, questa è una vettura che appartiene al museo di Arese, è una 1009 da competizione, potete andare, ciao. Allora, targa straniera, Brescia Corse, lui il mantovano è Eugenio Piccinelli, che è un carissimo amico, e ringraziamo di aver partecipato al Gran Premio Molare, un affezionato. Grazie, grazie Eugenio, in bocca al lupo, grazie. La Triumph R2, la 113, Zaglio, un cremonese trapiantato a Brescia, comunque sono Zaglio Scaratti, è una Triumph R2 Sport. Il signor Piccinelli, che abbiamo salutato prima, è purtroppo il cognato di Guido Foresti, che è finito in fondo al mare insieme a Missoni. È la loro grande passione, sono venuti comunque alla Gran Premio Molare. Roversi Miglioli, e poi in pedana questa vettura che appartiene al museo dell'Audi, l'equipaggio 115, Showalter e Ratzinger, è una DKV e appartiene al museo di Ingolstadt dell'Audi. Ancora una vettura che ha fatto la Mille Miglia, un equipaggio eccezionale, Colpani Marinelli, innanzitutto è il vicepresidente della Mille Miglia, questa vettura ha fatto la Mille Miglia negli anni 50, lui è Colpani Maurizio, bravissimo pilota, ciao, ci vediamo. Un bel applauso, da loro una vettura Mosca. Altro equipaggio mantovano, Reggiani Vincenzi, è dell'Amams, scuderia Amams, la sua vettura è un XK120 OTS e ha fatto recentemente la 1000 miglia. 118, arrivo dall'Argentina, Lopez Gorovic, TR2. Si è avuto un'altra splendida Triumph. Verde inglese, tra l'altro. Verde inglese. Come dicevamo, più di 250 partecipanti al Gran Premio Volare edizione 2013. Equipaggio 119, Asmus, arrivo dalla Germania, una Lancia Aurelia B20. Ma adesso vi invito a fare un bel applauso, sale in pedana un pilota che a Mantova è conosciuto, ma è la copilota che è all'esordio, è l'attrice e scrittrice Anna Canakis, ben arrivata, ciao, in bocca al lupo. Con il marito Marco Meraci Foscarini su questa bellissima fotografata Anna Canakis, amici fotografi, in bocca al lupo a Marco Meraci Foscarini e la sua signora Anna Canakis, che è ai cronometri. Scusa, ma non ce la facevo più. Lo so, però... Visser Kerris arriva dall'Olanda, una Austin Healey 100, 3000 cilindrate, leggermente scarburata. Sono tante e sono sempre bellissime le autovetture del Gran Premio Nuvolare. E anche questo equipaggio, l'equipaggio ufficiale Everard, sono degli appassionati, arrivano sempre a Mantova. Zettel e Suffa, Germania, la loro è una TR2 Sport, scuderia Everard. Potete vedere, potete notare tutti quelli che sono gli adesivi appiccicati sull'autovettura, e da lì potete vedere quelli che sono gli anni di partecipazione. E intanto sale la 123, un equipaggio italiano, Coin, questa Triumph R2 Sport del 1955. Dicevo 1000 km di gara su 3 giornate, quest'oggi i concorrenti arriveranno a Rimini, poi domani ripartiranno da Rimini e faranno uno splendido giro fra Siena, Arezzo,
per poi ritornare nuovamente a Rimini e poi domenica da Rimini tornare a Mantova attraverso la splendida Ravenna, Ferrara, San Benedetto e poi appunto Mantova. Ecco, l'arrivo è previsto poi domenica sempre qua alle ore 13:20 circa. E un'altra Porsche sale in pedale, la 100 e l'autovettura 126, una Porsche 356 3A del 1955, un equipaggio italiano, Girardi Mastellini. Ecco, questa è una macchina che piace a Lorenzo perché è rossa con una riga gialla. Ettore Franzi. Erano preannunciati con una Ace, invece ce li troviamo con una Porsche da competizione. Siamo alla 128 Westerman, Westerman Hack. Arrivano dall'Olanda e il loro è una Porsche 156. Sì, tutti della scuderia State of Art, se non sbaglio. Esatto, esatto. Ecco, Classic Sport Collection, sono una dietro l'altra, ne vedremo diverse. Sono tutte Sport, tutte Porsche, tutte del 1955. Ecco, ancora un'altra Porsche dello sponsor, State of, non sponsor di questa manifestazione. De Jäger van der Am. Siamo alla 130, si è presentato con una bellissima Bugatti Lodesma, bravo, bravo. Allora, è una T35-37. 37, benissimo, la T37 sta a significare che sono 4 cilindri, 1.500 di cilindrata, 1927. Ciao, ciao. Vedete, si è iscritto col 130 perché ha cambiato autovettura, ma naturalmente avrebbe avuto uno dei numeri più bassi perché è una delle autovetture più vecchie del Gran Premio Nuvolari. Porsche, Janssen, Hans Janssen. Porsche 911 Sport. Ancora un Porsche 132 Garris. Jane e Jamie Garris. È un 356 Cabrio. Van Loon Holland, Carrera Cabrio 356, la signora Van Loon. Annette Van Loon. Merda. Ten Brank Holland. Sì, appunto è il gruppo degli olandesi, dicevamo tanti stranieri a questa manifestazione. Ma anche tanti italiani naturalmente. 135, ancora un Porsche 356 Van Bellingen. Dicevamo 1000 km di gara, una vera e propria gara, quindi non un raduno ma una gara di regolarità, quindi i concorrenti dovranno fare un certo percorso in un dato tempo e tra l'altro durante il percorso sono distribuite delle splendide prove speciali, addirittura 75 prove speciali. Non arrivo dall'Olanda, arrivo dal Belgio, Martin e Quintens, Porsche 356. Dovrei, scusate, una comunicazione di servizio abbastanza urgente. Claudio Rossi della Mantova Corse è desiderato gentilmente in pedana. Grazie. .137 Barbiero Rossi, 356 Spister. Ancora un equipaggio Tarantino, ancora un equipaggio del Classic Team Eberhard di Mantova, cioè dei Tarantini che fanno parte della scuderia mantovana, sono a Balsamo e Fugazzaro, la loro è una Fiat 1100-103. Rive, Germania, Ostinili 100. E signora, carburate benissimo, silenziosissimo, questo 3.006 cilindri. Dicevo prima che appunto non è un raduno ma una gara di regolarità, quindi le autovetture dovranno svolgere anche 75 prove speciali
disseminati lungo tutto il percorso, 75, pensate, probabilmente il più alto numero di prove speciali in una manifestazione di auto storiche. Preti, da Desenzano, direttamente da Desenzano, ciao, tutto bene, in bocca al lupo, ciao. Allora è un bellissimo Porsche, un 356. Siamo a un Jaguar, un XK140, loro sono Belotti e Pradella, non ho sbagliato col 120, sono stato molto attento, quelle gaffe le facevo da giovane. XK120, beh, il 140 di HC, ciao, grazie. Siamo al 143, anche questo è un XK140, e questo è un OTS. Loro arrivano dall'Olanda, Oldkamp, Gran Premio Olanda 1913, questa vettura è importantissima, guardate, scusate, non me ne accorgo, questa vettura ha fatto la 1000 miglia nel 1956 con il numero 245, sta a significare che quell'anno è partita alle 2:45 di notte. Grazie Oldkamp, ciao! Siamo alla 144, arrivano dal Giappone, Okazaki Wada, è un Triumph TR2. Okazaki Wada. Ecco un'autovettura che desta sempre molta curiosità. E l'hanno chiamata Ali di Gabbiano, queste portiere molto particolari, loro sono close. Arrivo dalla Svezia, è un Mercedes-Benz 300 SL Coupé. '148, equipaggio bresciano-cremonese, non mi ricordo bene, Basso Bresciano. Battagliola Costa con questa Ostinelli 100 BN del 55. Ecco, ci sono ancora circa un centinaio di autovetture che devono salire in pedana e sono tutte, ripeto, tutte splendide, tutte certificate, tutte autovetture comunque certificate, Miatto, certificate ASI o comunque registro Miatto, di marca. Siete? Vado, vicino Auto Vicenza, parlo. Miatto, i nostri amici padovani, grazie. E tutte immatricolate tra il 1923 e il 1969. La 150 era pronunciata, no, non ho pronunciato niente, comunque è un bellissimo Maserati Coupé, che non abbiamo in elenco, comunque è sicuro, mi è sicuro una vettura stupenda. Boglioli. Boglioli, non l'ho visto. Boglioli. Voglioli è un grande appassionato di Maserati. Siamo a 151, arrivo dalla Germania, Grovingen, Jaguar XK140. Ostinelli, la numero 152, arrivo dall'Olanda. Ostinelli 100, 6 cilindri, questo modello era denominato 1000 miglia perché era fatto per gareggiare la 1000 miglia di quei tempi. Svizzera, Florel, Svizzera, il loro è un Jaguar XK140, differenza fra 140 e 120, come vi ho detto, era la potenza aumentata negli anni successivi, infatti qui siamo già nel 56, quando questa vettura è nata nel 50 era denominata 120, poi venne aumentata leggermente la potenza. Non vi descrivo l'eleganza di questa macchina col cruscotto in radica. Arrivo dalla Germania con questa bellissima Mercedes 190 SL, loro sono Schmidt e Schmidt, 190 SL del 56. Rack e Schreiber,
Germania. La vettura è un Jaguar XK140. Fa l'esordio a Mantova, non il pilota, nemmeno la copilota, ma la vettura, questa bellissima Ford Thunderbird. Lui è Marzio Villa e la signora Maria Cristina Avello. Ciao carissima, sempre bellissima. Naturalmente non vi parlerò a lungo di loro, comunque sono degli affezionati al Gran Premio Nuvolari, sono bravissimi piloti, in bocca al lupo, ci vedremo domenica. Grazie, ciao Marzio, ciao Maria Cristina. Bacchecchi Perletti. È una bellissima Alfa Romeo. Philips e Watch, un 1009 Touring, leggero. Scuderia del Portello. Bromberger arriva dalla Germania con questa Jaguar XK140 del 1956. Bonzi Bignetti. E finalmente abbiamo un equipaggio femminile, bravissime. Bonzi Bignetti, Ostinilli 100. Scusa, da dove venite voi? Da Brescia. Direttamente da Brescia, nostre amiche. Abbiamo gli equipaggi bresciani, bravissime. Bocca al lupo. E lui è conosciutissimo, è un affezionato, un amico. Manuel Piona, direttamente da Tesenzano. Ciao Manuel. Ciao, bocca al lupo. Manuel Pioma con Ghirardelli, Triumph TR3. Abbiamo un'altra vettura del museo dell'Audi. L'equipaggio è Bernard Germany e la loro è una DKV modello F93 Cabrio del 1956. Una vettura del museo di Ingolstadt. Aspettavo in ansia questo equipaggio. Silvia Marini con la Stockelman, allora una Ace del 1956. Silvia Marini e Sasha Stockelman. Silvia Marini è timida, non sorride poco, ma è bravissima. Colella Panera, equipaggio mantovano. Ostinilli 100. Amams Scuderia, ciao, bocca al lupo. E siamo alla 165, Pollini Gallazzi, San Marino. Allora arrivate a casa stasera, più o meno. Bene, mi raccomando, bocca al lupo. Pollini Gallazzi sulla 356. Questo signore arriva direttamente da Bobbio, è uno degli organizzatori della Bobbio Monte Penice, no, ho sbagliato macchina, scusate, 166, è uno straniero invece, non arriva da Bobbio, è Holt Germany, Alfa Romeo, una bellissima Giulietta Spider del 1956, ma capirete dopo perché mi sono sbagliato, sono dato a vista e non ho letto, 167, Klingberger, Germany, è una BMW 507 del 1957. E finalmente abbiamo un equipaggio mantovano che non sbaglio i cognomi perché Pizzi Paolo e Giovetti Maria Luisa, ciao. Equipaggio mantovano, classic team Eberhard, la loro è una Ostinilli BN4 100 del 57. Paolo un affezionato, grande pilota, bocca al lupo, ciao. E questa è una bellissima Spider Zagato, guardatela, Grosser e Power, Germania, Alfa Romeo, carrozzata Zagato del 1957, complimenti per questa bellissima vettura, 1009 carrozzata Zagato con la famosa Z sulle fiancate. Ma dopo vedremo il suo esordio a Mantova, Andrea Zagato, terza generazione di questa grande famiglia di carrozzieri. Questa è una Giulietta bellissima,
ha fatto la mille miglia nel 1957, bravissimo. Loro sono degli affezionati anche della mille miglia, naturalmente. Sono Barbas e Grossi, arrivano da Rimini, se non vado errato. Giulietta Spring, alleggerita del 1957. E siamo alla 172, Vanish. La 171 doveva salire su in pedana Francesca Grimaldi per il TG1, ma purtroppo non ha potuto arrivare perché oggi ha condotto il TG, anzi a quest'ora sarà in studio a condurla e noi la salutiamo perché è un'amica che è sempre venuta al Gran Premio Nuvola. Questa è un Abarzagato, guardatela, una 173, Bassani Bassani, Fiat Abarzagato 750 del 1957, con la capote, con le due gobbe, era molto particolare questa 750 Zagato. Questa è una bellissima vettura, guardatela, elegantissima, Salvaterre, Tiziana, equipaggio mantovano, per cui un bel applauso a questi nostri amici. La loro è una Lancia Aurelia P24 Spider e vi assicuro che è un modello molto importante, andate pure. Un modello analogo è stato usato nel film Il Sorpasso. E siamo al 175, Farri Bonfanti. Farri Bonfanti MG Spider A del 1957. E questo è il famoso 1100. Loro sono Lenzi e Cadoppi. L'anno scorso loro sono arrivati secondi al Gran Premio Nuvolari, per cui tutto fa pensare che potete ancora arrivare secondi o anche di più. Loro fanno parte della scuderia Classic Team Everard, sono dei reggiani che abbiamo adottato qui a Mantova, insomma, ecco. Benissimo, in bocca al lupo ragazzi, ciao. Lenzi Cadoppi. La 178 è una bellissima Aston Martin DB2/4 del 57. Loro sono As e arrivano dalla Germania. Naturalmente guida a... no, questa è guida a sinistra, giusto. Sì, ma James Bond aveva la guida a destra. Grazie. Rosso fiammante, non inglese chiaramente, è la volta di una Fiat 1100, l'equipaggio 179, un equipaggio giapponese, è Kozuma Takayashi, è una Fiat 1100 103 TV non stava per televisione ma stava per turismo veloce, equipaggio giapponese. E adesso signori facciamo un applauso a questo esordiente al Gran Premio Nuvolari. Non è esordiente come pilota, ma è esordiente al Gran Premio Nuvolari. Lui è Andrea Zagato, come vi ho detto, discendente di questa grande famiglia di carrozzieri, con la moglie Marella Rivolta, bravissimi, mi raccomando, che sia un buon esordio. Ci vogliamo divertire. Bravissimi, un bel applauso a Andrea Zagato e alla sua signora, con questa bellissima Alfa Romeo 1009, chiaramente Zagato. Lui fa parte della scuderia Sport Zagato, è una scuderia americana che ha molti equipaggi qui in Italia. Loro invece gli equipaggi che sono l'equipaggio che è in pedana adesso sono Leo Zerbini, no, ah se vedo, ah la mamma, ah bravissimo, benissimo, va bene, e arrivano dall'Argentina. Grazie. Montalbetti Russo, Austin Healy Sprite. No, niente? Chi siete? Buongiorno. Ah, scusa, è una Ace. Una Ace, scusa, non l'ho guardato. Ora, Montalbetti Russo non sono con Austin, ma sono con una Ace inglese. Ciao, grazie. Bravi. A volte capita che queste autovetture naturalmente abbiano dei problemi, quindi... Facciamo un bel applauso a questo equipaggio femminile mantovano. Alessandra Murru e Lucia Fanti, bravissime. Loro sono la punta di diamanti come equipaggio femminile della Classic Team Everard. Tra l'altro Lucia ha vinto alla mille miglia la Coppa delle Dame e corre in coppia con Sandra. Benissimo, carissime, un bel applauso, guardate i nostri fotografi, grazie. In bocca al lupo, ciao. Equipaggio femminile mantovano, bravissimo. Siamo alla 185, arrivo dalla Svizzera, Von Ivonski, è un Jaguar.
un XK150 di HC, vuol dire che era un cabrio. Come dicevo prima, capita che queste autovetture naturalmente possono avere dei problemi, quindi alcuni equipaggi si iscrivono alla gara con una macchina e poi magari al giorno della partenza la sostituiscono con un'altra. Questo è un Porsche, loro sono Cristina e Zanavone, è un Porsche Pister 356 del G-Ton. Questo è Thomas Frank, è un grande dirigente dell'Audi e grazie a lui arrivano sempre delle stupende vetture dal museo di Ingolstadt. Questa è un'Auto Union 1000 Coupé e il pilota è Thomas Frank e la signora Gisella Frank. Ciao. Grazie ad Audi. Ancora un equipaggio del museo Audi, Reinhard Karel. Questa vettura è una DKV 36 Monza, modello Monza Coupé. In questa vettura l'anno scorso ha gareggiato la 1000 miglia Giugiaro, un Egger. Argentina, esatto. Alvarez e Lazzati, Giulietta Spider del 1958. Ecco, vedete le autovetture. Dove arrivate? L'Argentina? Sì, l'Argentina. Ma dove? Da Buenos Aires. Ah, perfetto, benissimo. Ciao. Dicevo che partono a una distanza di 20 secondi da una all'altra proprio per permettere di evitare vari intralci di traffico. Nager, arrivo dalla Germania con questa bellissima Aston Martin DB4 con guida a destra, se non è una vettura inglese, guida a destra, perfetto. Siamo alla 192, Noack Gönisch, Germania, Austin Healey, del 1959. Siamo alla 193, Spagna, degli amici di spagnoli, da Forelad e Trinex, Spagna, un MGA. Forelad, da dove arrivi dalla Spagna? Da che città viene? Barcellona. Ah, di Barcellona, ah, caspita, io però tifo Real Madrid, scusa. Non fa niente, va bene, ciao, una battuta. E siamo alla 194, è un Jaguar, un XK150, Dieter, arriva dalla Germania. Ganser, Svizzera, Porsche 156, 1006. Inizialmente era nato un 1003, poi 1005, questo invece è un 1006 Super del 1959. Ecco, equipaggio italiano, Sernani Marchioro su questa Porsche 356 A Cabriolet del 1959. La vettura 197 che sale in pedale invece Rami Rattin su questa bellissima autovettura anch'essa del 1959. Ecco, i numeri di iscrizione, giusto sono curiosità quelle che diamo, i numeri di iscrizioni sono legati naturalmente all'anno di costruzione, quindi la prima autovettura è del 1923, mano a mano andando avanti fino all'ultima che appunto è del 1969. Schmidt e Baumgartner, Svizzera, sono a bordo di una Austin Healey BN6 modello Stelvio del 1959 con la capottina rigida chiusa. E facciamo un bel applauso, Gandino, Marco Gandino, che è
vicepresidente del Classic Team Everard. In bocca al lupo, ciao Marco e Maurizio. Siamo alla vettura 200, è un Alfa Romeo, non ho i nomi, una Giulia SS. Allora, Mantovani Lucia e il marito? Genitrini Giancarlo. Genitrini Giancarlo, complimenti con la nostra bellissima Alfa Romeo, carrozzata Bertone. Giulia, Super Sport, carrozzata Bertone. E un'altra bellissima Alfa Romeo, guardatela, ammiratela, la 202. Sutter e Steinegger, Alfa Romeo 2000 Touring Spider, carrozzata Touring. Ranghetti, 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 il cognome non è una garanzia, arrivo direttamente da Brescia e dintorni. No, a Bergamo, ecco, ecco perché ci sono dei Ranghetti a Chiari, lì c'è stato un passaggio, bene, vabbè, niente, passami la buona, comunque sono della Brescia Corse. Questo, ciao! Bordogna, 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 Porsche. Ah, ecco un altro equipaggio di Bergamo, Bordogna, Bordogna, bravissimi. Buon Gran Premio. ...205, Klaus e Güster, Germania, Austin Healey MK1. E poi sale in pedana l'autovettura numero 206, equipaggio svizzero, è una splendida Chevrolet Corvette, stupenda, carrozzeria di plastica, pensa te, no, veramente bellissima, come appunto tutte le autovetture del Gran Premio Nuvolari, che quest'anno, appunto l'edizione 2013, quindi la 23esima edizione del Gran Premio Nuvolare. Questa è una bellissima vettura, abbastanza rara. L'equipaggio 207 è Zickens Bernardi. La Fiat è un 1500 Cabrio Osca. Cioè, questo modello era carrozzata Fiat, ma il motore era Osca, della Osca Maserati. Bravissimi, complimenti, silenziosissimo. Ecco, io stavo pensando che questa splendida piazza tutti gli anni offre la possibilità al Gran Premio Nuvolare di svolgersi e naturalmente anche grazie alla Mantova Corse e al Museo Tazze Nuvolari, nonché all'Automobile Club di Mantova, ormai appunto da tantissimi anni si organizza questa splendida manifestazione che dà lustro anche alla stessa città di Mantova. Quindi un grazie agli organizzatori e naturalmente anche a tutti gli sponsor che rendono possibile lo svolgersi della gara. Siamo alla 209, l'equipaggio che arriva dalla Germania, i loro cognomi non sto qui a raccontarvela, comunque il Porsche è un 356 Rostar, comunque è Pot...